uno splendido pomeriggio qui a Trento, chiacchierando di calcio insieme al direttore di Radio Rai Filippo Corsini. Direttore no. Di Radio Sport, Radio Sport, no. Non sono direttore, grazie per avermi promosso, il direttore è Andrea Vianello di Radio 1. Vabbè, fa parte del scenetto. Direttore della redazione sportiva. Sì, l'ho promossa direttore. E ha citato dei grandi professionisti che l'hanno preceduta, ma forse io sono della sua età, mi ricordo Roberto Bortoluzzi dallo studio, e lei un po' il suo successore, ha citato poi Riccardo Cucchi chiaramente, ma Roberto Bortoluzzi è stato quello con cui noi siamo cresciuti. È vero, Roberto Bortoluzzi diciamo che è la persona che, per la quale io faccio questo lavoro, perché io fui fulminato dalla voce di Roberto Bortoluzzi, ero bambino, e dissi io voglio fare questo lavoro. Devo dire che è un po' la favola, è il sogno che si realizza, le circostanze poi me l'hanno fatto fare. Però ecco, è giusto citare, oltre a Roberto Bortoluzzi che fu il primo conduttore storico di tutto il calcio, anche Massimo De Luca, che gli ha succeduto per pochi anni, perché poi passò alla Fininvest, e poi Alfredo Provenzali, con il quale io ho condiviso una quindicina d'anni di studio. Grande appassionato di pallanuoto. Grande appassionato di pallanuoto, di nuoto, e devo dire che io da Provenzale ho imparato tantissimo. E quindi ovviamente il mio pensiero va a loro, a Bortoluzzi, Massimo De Luca, che sta benissimo, sì, vivo e vegeto, e anche ad Alfredo Provenzali. Purtroppo Roberto ed Alfredo non ci sono più. Ecco, toglieteci una curiosità, ai tempi di Bortoluzzi, ma dove le vedevate quelle partite? Che noi ascoltavamo solo la radio. No, ma Bortoluzzi, ci sono, è stato detto, Bortoluzzi praticamente lavorava al buio perché non c'era la tecnologia di oggi. Noi oggi ci aiutiamo, ci sono i televisori, i monitor, ci sono le agenzie, i siti che ti dicono. Bortoluzzi i campi collegati non li vedeva, non sapeva nulla, mandava ogni tanto qualcuno a telefonare allo stadio, questo arrivava con i famosi pizzini di Bortoluzzi, scriveva il risultato, cioè al quindicesimo l'Ascoli in vantaggio 1-0, mentre portavano il bigliettino a Bortoluzzi, magari il risultato era già cambiato, per cui Bortoluzzi dava un'informazione che a volte cambiava proprio in quei secondi, quindi lui è stato veramente un precursore, dice, era il capitano Nemo dentro il Nautilus, perché lo studio di Milano, allora andava a Corso Sempione tutto il calcio, veniva trasmesso in uno studio chiuso e sigillato dove non entrava nessuno e dove lui appunto raccoglieva queste informazioni in maniera rocambolesca. E poi improvvisamente alle 15.30 si apriva il mondo, esatto, con il secondo tempo. Ma se ti ricordo un'altra cosa, il primo a chiedere il monitor di servizio fu Massimo De Luca, quando prese il posto nell'87 di Provenzali, di Bortoluzzi, disse mi mettete in studio un monitor perché io voglio vedere la partita principale, perché da lì posso capire quello che succede. E infatti vi ricorderete la famosa monetina di su Alemão, Atalanta-Napoli, c'era Sandro Ciotti a raccontarla. Ciotti purtroppo, poveraccio, non se ne accorse perché era lontano, i radiocronisti fanno un lavoro difficilissimo. De Luca se ne accorse perché vide il primo piano della televisione, e allora fu lui a dare la linea a Ciotti, perché capì, si rese conto che qualcosa di importante e di decisivo era successo a Bergamo. Chiudiamo con una domanda un po' scomoda: dei tanti telecronisti di Sky e di Mediaset, chi porteresti in radio? Guarda, sono tutti bravissimi, io non faccio nomi, a parte non me li ricordo neanche tutti, ma la concorrenza è aumentata in maniera esponenziale, ci sono dei colleghi bravissimi, veramente, è un lavoro molto difficile, ci vuole molta passione, ma sono, devo dire, niente da dire, io faccio tanto di cappello anche perché è sempre più difficile il mestiere, perché ci sono tantissimi giocatori stranieri, il mercato è sempre aperto, il calciomercato, devi essere costantemente aggiornato su nomi, situazioni, squadre cambiate, è veramente, veramente difficile, credetemi. Ripi ci ha svelato la sua fede, la tua?
ma io lo dirò, ma non importa. A fine carriera. Non importa. Faccio questa scelta, lo dirò a fine carriera. Filippo, grazie mille e in bocca al lupo. A voi.